girato 110 province italiane, è come tornare veramente a casa, tornare in questo quartiere dove stanno avvenendo grandi cambiamenti. Poco lontano da qui c'è il teatro, poco lontano da qui sta nascendo la città dello sport, stanno cominciando i lavori per le complanari della 24, cose delle quali questa zona di Roma ha un grande bisogno. La città del 1992, la città degli arresti, la città della corruzione, la città nella quale non succedeva nulla, la città senza vita sociale, senza vita culturale, senza infrastrutture, senza progetti, non c'è più. Francesco è stato il sindaco che ha segnato la svolta di questa città e Roma è cresciuta nella sua economia, nella sua qualità, è cresciuta come capacità organizzativa, pensiamo al Giubileo negli anni in cui Rutelli è stato sindaco. È una città che ha conosciuto grandi trasformazioni urbane che poi io ho continuato nei 7 anni successivi, di cui questa parte di città è testimonianza. La cosa che a me impressiona, e che lo dico, lo sapete, lo spirito con il quale ho cercato di governare questa città è lo spirito di chi ha cercato di unirla, ma veramente io ho sentito solo un cartello di no nel corso di questi anni. Opposizione alla Notte Bianca, ci ricordiamo l'opposizione alla metropolitana, no alla Fiera di Roma, no all'auditorium. Abbiamo fatto in 7 anni e in 15 anni, prima Francesco e poi Dio, abbiamo fatto quel lavoro che credo i sindaci debbano fare e debbano fare anche stando vicino alla città, prendendosi le responsabilità. E come sui temi della sicurezza. Sui temi della sicurezza bisogna smetterla di raccontare cose che non sono vere. Questo problema è un problema sul quale nessuno può dare lezioni a nessuno. Perché c'è stato l'indulto, perché c'è stata questa decisione, perché se arrivano gli immigrati clandestini è perché c'è una legge che si chiama Bossi-Fini, perché questa è la verità della quale bisogna farsi carico tutti quanti insieme, se si è persone serie. Abbiamo bisogno di un sindaco che difenda Roma. Lo dico perché tra il 2001 e il 2006, con Berlusconi presidente del Consiglio, sono stato sindaco e vi posso garantire che Berlusconi si sperticava in elogi e in lodi della città di Roma e del suo sindaco. Poi, siccome c'è la campagna elettorale, si racconta agli italiani delle cose diverse. C'è bisogno di un sindaco che tuteli e difenda la capitale, che abbia la schiena dritta, che non sia uno scendiletto sul quale i ministri della Lega possano passare come vorrebbero passare, visto che dichiarano la loro ostilità nei confronti di questa città. Un sindaco con la schiena dritta, un sindaco che possa tutelare e difendere le ragioni di Roma, le ragioni della capitale d'Italia, con una visione nazionale. Vado a Rutelli. Anche io vado a Rutelli.